Cari amici, buongiorno. Ho comprato cose a caso in un sacco di market asiatici. E oggi andiamo ad assaggiarle. Tra l'altro non siamo più da soli perché abbiamo anche gli amici della telecamera P. Quindi inizieremo da questi shrimps chips. Stanno di gambe. Per mangiare le tartarughe che davo quando avevo le tartarughe di Mino. Che asino. Un po' di aglio. Buono? È buono. Sa tantissimo di aglio, però è buono. L'odore è come quello del sacchetto. Sono buoni. Non so che sanno effettivamente di gambero. E di aglio. C'ha uno scroto enorme. C'è un hype incredibile per questi dei Fonzi. Che non ci hanno creduto abbastanza. Scrivetelo nei commenti se secondo voi siamo noi Fonzi. Barbecue curry. Prendo uno bello grosso. Sono Fonzi. Hanno due, come dove sanno di ascella di persona tipo di posti tipo Pakistan, India. Non puoi mettere questo. Già. Però secondo me ci sta un sacco, questo trovone. Qual è? Se pure è bello deciso, sa molto di curry, molto più dei noodles. Sono andato a vedere l'episodio, se ancora l'avete fatto. Sono dei polsi al barbecue. Al curry. Barbecue. Al curry. Dipende cosa metti, sì. Helico! Buono! Promosso. Next! Vai adesso, alghe. Come fa niente di mangiare delle alghe? Sono dolci. È strano perché davanti c'è tipo di vaniglia e dietro tutto salato. Tanto dipende anche da che lato la mangi, di qua non sa niente, di qua è tipo super mega zuccherata. Terribile. Next! Dovevamo capire prima! Tanto prima potremmo passare anche... No dai, dopo. Ah, no. Dry bean curd. Sapete cosa sono i bean curd? Scrivetelo nei commenti. E sono molto piatti. Sto iniziando a fare tutti dei sapori contrastanti. Quando ti scotti al sole, ti spelli. Sei molto distanzino dalla nonna. Tanto li presi te questi, Abbiamo. Perché sei andata via? Next! Non so che cosa sia. Squid. Ah, squid sono in calamari. Questo. Prosciutto crudo di mare. Lena sola. È buono. Ha fatto è un po'. Serve la piccata. Bene Cristina, a lei. Vabbè, è una mezza con l'aceto che si è fatta 10.000 km per arrivare qui. Magari l'ha anche scaldato, che immagini. Next! Devi fare tipo così, se no non che boh, cioè, ha disegnato un gambero, quindi sarai gamberi. Oh, ma sono dei mini dischetti. Sembrano quelle patatine bianche che ci sono da noi che non sanno di niente. Buoni. Hai mai visto fare un incidente in galleria di gamberi?
Almond Cookies. Sono degli amaretti. Amaletti. Non penso che non me lo merito. Non era neanche chiusi. Sono buoni. Rispetto a quelli italiani, sono leggermente più friabili. Noi ce li abbiamo un pochino più, più morbidini. In Malesia sono prodotti questi. Next! E non sappiamo cosa sia. Un po' molliccia. E c'è disegnata Tour Eiffel. Ma è francese. Ma figurati. Assaggiamolo. Mammocci. Sa esattamente all'odore, siamo quando qua c'è il riso scotto, lasci lì. Appena metto in bocca, se me la pongo. Sono molto combattuto. Ti ricorda vagamentissimamente il marzapane. Sarei promosso. Next! Qual è stato il tuo preferito e qual è stato quello che dici manco se io non... mai più. Prefer... quella all'aglio. Sì. Cosa non rimangeresti? Le croste dei piedi. Oh. Il sapore di fagioli. Hot flavor. Questa fosse una bibita. Un tizio che sputa fuoco. C'è scritto hot chicken flavor sauce. Se vi ricordate, è l'ultima volta che abbiamo fatto la puntata dei noodles. Gli unici noodles che avevano su del fuoco ci hanno. È stra buona. Ma è cazzo. Signor Bar, ci saranno ancora i fondi per non fare troppo. Come sono io mentre il mondo va rotoli. Next! Macallaras in tomato sauce. Questo. Questo è? Che hanno un simpatico pesciolino. Mining fish, tomato sauce. Mi aspetto grandi cose. Sempre lo schiattino. Bello! Sì, questo per me è trampa. È buono. Anzi, è anche molto più morbido di quelli che... prodotto in Thailandia, però. Next! Patatine alle clè di granchio. Ma sono minuscole. Non le avevo già... Con gli occhi capelli do. Se tu annusi, ha quell'odore lì. Allora, sa di patatine quelle del sacchetto aperto da un botto. Sta di muffa. Dillo tu. Next! Non lo so, Rick. Non è il mio preferito. A me è dolcino, come ci sta? Vietnam. No. Non te ne. Marron glacé orientali, però c'è da fare microondizzarli. Cos'è? Eccoli microondizzati. Sto mangiando le castagne, guardate, la parte opposta del mondo. Next! Castagne, 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 castagne. Perché io sempre dovessi il gollo. Oh, abbiamo quasi finito comunque, eh? Bollisco di pesce e fritte. Capelli di pesce. Pensavo fossero croccanti io. Helico. Non so come faremo ad andare a costruire la casa. Next! Facciamo il bagno schiuma, dai. I miei cucchiaini con dell'altra. Con dell'altra plastica. Sì, anche questo, sa proprio di bagno schiuma alla fragola. Ma che consistenza ha? Ah, ma niente, i pezzettoni! Ma è un peppone. Questo è buono. Questo c'ha dei pezzettoni. Il chimico è chimico. Ma sta tanto. Quella frutta non l'ho mai vista. Next. In ultima manche. E abbiamo cose alla Coca-Cola. Mochi roll. Castagne. Questi. Mochiamoci. Mojo se vuoi sponsorizzare. Sono tagliato. Al sherry ai fiori di ciliegio. Vengono da Taiwan. Ah, oh, puzzano. Ah, sembra un mini scroll. Dentro è solita roba che usano i fagioli. Non ho capito perché loro in Oriente il dentro lo fanno con i fagioli. Perché i fagioli? Ma che ne sono?
C'è anche la pellicina e il fagiolo. Bene, ultimo. Ultimo, ovvero i famosi. I famosi. Questi. E sono i Cororo Soft Candy Cola Flavor. Un po' se mi fa schifo, sono una cola. Tutte delle palline nere. Sono guai dolci di prima, ma anche se non li poca. Sono dolci di prima. Ah, quelli. Le candele. Guarda. Questa è.